Mirko Maestrini ha deciso questa finale di Coppa Big con un colpo di testa, una parabola un po' strana, però l'importante era segnare, no? Come ho già ripetuto prima, che praticamente sì, il gol c'è stato, ma la squadra fa tutto il resto. La difesa in questa maniera con giocatori, come ho detto, del calibro di Zurlo, Falco, Telesio, Baldi, Badalamenti, Bernardini, tutta gente che ha militato comunque sia prima categoria, seconda categoria, promozione, per la Wisp è un lusso averle. Gente di 40 anni che fa sacrifici, lavoro, famiglia. E noi riusciamo sempre a portare a casa qualcosa, perché ci sta l'allenatore Daniele Pagliarini che ci fa stare insieme, ci fa allenare come se si fosse una squadra purtroppo di categoria, stronzo. E poi niente, siamo contenti, è il nostro obiettivo, il primo obiettivo, il secondo obiettivo diciamo, prima abbiamo già raggiunto il Seggiano, e ora vediamo playoff, comunque sia, siamo contenti e niente, lascio la parola al mio allenatore. Partita equilibrata, però alla fine vincere questo insomma. Partita equilibrata, non una squadra tosta, non si sapeva, una squadra fisica, forte, davanti sono forti, abbiamo retto il colpo, siamo contenti, facciamo complimenti a Capalbio che comunque è una bella squadra, non c'è niente da dire, non a caso è qui, comunque niente, non c'è niente da dire. Poi. Con il capitano Luca Baldi a commentare questo ennesimo successo del Senzuno, niente, questa squadra non si batte. Sì, è sempre difficile ogni volta che si arriva in una finale trovare le motivazioni per entrare in campo con la grinta e la determinazione, però anche stasera è stata una partita durissima, è stata una partita combattuta, ma dal livello agonistico era veramente difficile, invece si è difeso bene e siamo riusciti poi anche a trovare il gol e quindi è andata bene. Siete riusciti anche a mantenere magari i nervi un po' più saldi quando la partita è diventata più che una partita di calcio, sì. Una specie di battaglia. Sì, è vero, ma ci si immaginava che la partita poi sarebbe stata così, perché loro sono una squadra molto combattiva, agonistica, lottano su tutti i palloni, quindi si sanno anche diciamo, far valere dal punto di vista della furbizia nei contrasti, e quindi si sapeva che sarebbe stata una partita difficile da questo punto di vista. Pochi giorni di tempo per festeggiare, perché tra poco si torna in campo, c'è da disputare un ritorno di un quarto di finale che è tutt'altro che scontato. Sì, perché abbiamo fatto una buonissima partita a Scarlino, ma il rigore preso a metà del secondo tempo ci ha un po' tagliato le gambe, abbiamo sprecato delle occasioni, e quindi ora si tratta di dover recuperare in casa. Comunque si parte da un pareggio fuori casa per un gol a uno, quindi è un risultato comunque positivo per noi. Bisognerà vincere e ci proveremo. Mister Daniele Pagliarini, questo Senzuno comunque non si riesce a battere. Un altro titolo, un'altra bella finale, un'altra vittoria. Sì, è molto combattuta. Abbiamo veramente sofferto tanto, perché comunque primo tempo 0-0 con pochissime emozioni sia da una parte che dall'altra, e il secondo tempo dopo aver trovato il gol abbiamo avuto qualche minuto un po' di supremazia dove potevamo legittimare, poi finale di sofferenza con più di 10 minuti di recupero e, insomma, veramente veramente sofferto. Questa è una partita, è vero che calcio Wisp, però magari anche un po' troppo maschia, voi avete però ha avuto i nervi più saldi nel momento decisivo? Sì, vabbè, quando c'è una finale comunque è sempre difficile tenere gli animi calmi, perché comunque tutte le squadre ci tendono a vincere. Noi sapevamo che avremmo incontrato una squadra molto forte, perché comunque ormai è già dall'anno scorso, insomma, sono state sempre partite particolari e ci avevamo grande rispetto per loro. E i ragazzi sapevano che ci potevano creare delle difficoltà e loro sono stati bravi a concedere quasi niente e capitalizzare diciamo le occasioni che ci sono capitate, anche a noi poche, sinceramente. Ora c'è da provare a vincere un altro campionato, ma non è affatto scontato, perché c'è già in questi quarti di finale un'altra battaglia. Sì. Non c'è niente di scontato, perché abbiamo incontrato lo Scarlino che comunque ha resistito, diciamo, siamo passati in vantaggio, poi non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale hanno trovato il pareggio. Per cui non c'è niente di scontato e ogni partita è da fare col coltello tra i denti.
Dotto Cardarelli, capitano della Torbiera, è andata male questa finale di Coppa Big. Riccardo, un po' troppo nervosismo, però ci avete provato fino all'ultimo. Sì, con loro è sempre così, è una battaglia leale alla fine. In campo ci cediamo e ci prendiamo per il culo, ma è una bella sfida. Sono 2 anni che ci giochiamo il campionato con loro e va bene così. Purtroppo è andata male, l'unico tiro in porta forse abbiamo preso il gol, però noi ci abbiamo creduto fino alla fine, quantomeno ci abbiamo provato, poi è stato un po' di episodi, il portiere si è fatto un po' butta fuori per un'ingenuità, però va bene così. Riccardo, siete arrivati sempre in fondo ma manca sempre qualcosa. Sono 10 anni che è così per noi, è stato così anche il terzo, siamo arrivati in finale, abbiamo perso ai supplementari, non siamo abituati a giocare, siamo un gruppo d'amici e arriviamo lì troppo tesi, anche oggi eravamo abbastanza tesi e concentrati e non abbiamo forse la testa per giocare queste partite. Riccardo, ora c'è la stagione, non è finita, la Coppa sì, ma la stagione no, c'è da provare una difficile rimonta nei quarti di campionato, ma voi ci proverete. Sì, purtroppo io non la giocherò perché sono stato espulso per un fallo dubbio, insomma, però i ragazzi ce la metteranno tutte, sono sicuro che quantomeno, non dico la ribalteremo subito, però fino alla fine staremo in partita, sono sicuro.